Buonasera, buonasera a tutti, ecco, posso? Sì, sì. Ok, grazie. Bentornati, dico tornati perché insomma siamo tutti un po' tornati. Forse c'è qualcuno di nuovo, vorrei sempre sperare. I programmi come tema della stagione, ma innanzitutto i miei programmi, sono stati per me una grande sfida e una grande gioia da preparare, perché sono straordinariamente vari. Insomma, non è facile fare anche domani, suonare Mozart, Busoni, Chopin, Debussy, e Liszt, e poi l'altro c'è Hindemith, Stravinsky, anche di nuovo Chopin e Liszt. Insomma, c'è una grande varietà di compositori e ci potrebbero essere di più, solo che ho i mezzi limitati, diciamo, ho tempo più che altro, anche il numero di concerti. Ora parlerò un pochettino del esotismo o del gusto dell'esotico come espressione anche di gusto popolare, che forse nel fondo rappresenta un desiderio dell'altro, una cosa, un mezzo per andare oltre le tradizioni. Però secondo me manifesta spesso, nel caso più fondamentale, forse anche basso, il desiderio di sentirsi migliore, di vedere nello specchio la propria superiorità attraverso la persona, la cultura, la musica, le tradizioni degli altri. Questo innanzitutto si vede in certe epoche del passato, ma si vede sempre ora. Nel Settecento era molto comune, come in Inghilterra più che altro credo, però forse anche in Francia, per l'aristocrazia o comunque per l'alta società, di fare visite al manicomio o in altri posti per guardare i pazzi, e così si divertivano a vedere le stravaganze, le bizzarrerie, cose che per noi sembra di un gusto assolutamente orripilante. Però vediamo un pochettino il fenomeno non molti anni fa di questo pianista Helfcott, questo pianista australiano che aveva imparato il terzo di Rachmaninoff, che lui era veramente, insomma, non dico pazzo, ma era certamente una persona che non sarebbe stato capace di gestire una vita anche semplice nel mondo aperto, e la gente andava, sa che le persone continuavano ad andare a farsi baciare pensando di prendere questo mito un po', che probabilmente arriva anche da Medioevo, da lontano, molto passato, che dal pazzo o dalla persona malata, da cosa, si prende, che hanno comunque una potenza particolare e superiore, questa attrazione per le grandi pizzerie, per le cose di questo genere. E c'è ancora, anche tutto sommato, c'è di meno, ma al circo di andare a vedere la donna con la barba. Questo anche era molto del gusto del Settecento, per esempio i dipinti di Hogarth, che dimostra di fatti la carriera del libertino di Stravinsky, basato sui dipinti di Hogarth, rappresenta molto questo gusto settecentesco, il uomo con tre braccia, queste cose che sembravano affascinanti, forse anche perché davano un senso, io sono normale, quindi io sto bene, e quel poveraccio invece, quindi c'è un pochettino questo riflesso. Ma questo riflesso forse, questo è un esempio, una manifestazione molto molto bassa di questo, però non è solo a livello del cattivo gusto o del senso di superiorità in tutto, c'è anche nell'arte, nell'arte spesso è di prendere l'arte o le mode e la musica dei popoli vicini ma nemici praticamente. Per esempio la Turchia, che dall'arrivo in Europa nel 1300, poi con la presa di Costantinopoli, eccetera eccetera, la Turchia, poi le guerre che praticamente hanno minacciato di conquistare tutta l'Europa, eccetera. Allora c'è questa grande
presenza della Turchia come una forza nemica, ma anche molto vicina. E già vediamo nei dipinti del 400 un certo modo di dipingere sempre questi turchi o saracenici, Bellini che ha fatto ritratti, forse non Giovanni Bellini, ma l'altro, sì, l'altro che forse era addirittura andato in Turchia, però ha comunque fatto dipinti di tanti sultani, di quanti personaggi importanti del regno ottomano. E così anche nasce questo della musica turca, e la musica turca diventa quasi emblematico, sembra come un simbolo di questa musica bizzarra, un po' grottesca, un po' goffa, un po' rozza, che anche probabilmente in parte per far vedere quanto la nostra sia superiore, più raffinata, più elegante, più perfetta, più elaborata, però al tempo stesso piaceva. Forse, secondo me piaceva anche forse proprio perché era la musica del nemico. È tutta una serie di effetti, spesso di percussioni che normalmente non si usava, il gran casso, i piatti, il triangolo, tutte queste cose che erano molto collegate con la musica turca. C'era anche questo uno sfruttamento, e spesso ci sono degli sfruttamenti di questo istinto, diciamo, della cultura europea verso l'esotico come goffaggine, come cosa bizzarra. Dopo la conquista dell'America, con le prime colonie, hanno voluto, probabilmente anche i re, cioè gli stati, hanno voluto sottolineare l'importanza della conquista delle colonie, quindi c'era una certa moda verso temi dell'America, innanzitutto nell'opera barocca francese del 600, poi inizio 700, le opere di Lully, come il caso più famoso è Les Indes Galantes, come si traduce, indiani galanti, però questo è un esempio tra tantissimi che abbiamo avuto in parte anche con quello di Osiride, che abbiamo avuto nella stagione di quest'anno con l'opera dei Cavalieri, che insomma, quello è Egitto, quindi non, però fa sempre parte perché c'era questo contatto con l'Egitto che poi è stato con Napoleone anche dopo, però fa parte un po' anche di questo spirito nel barocco, anche se lì quanto sia proprio orientale o americana o africana questa musica è molto indicativo, qualche elemento, qualche sfumatura, qualche piccolo dettaglio che dovrebbe evocare un senso di questo lontano, che dava questo fascino dell'altrove, dell'altro mondo. Invece questo aspetto, questo fascino per l'esotico nell'Ottocento, già all'inizio dell'Ottocento, diventa molto più importante e anche molto più vario, ha manifestazioni molto più importanti e più fertili, più ricchi, non a questo livello solo del fascino con l'esotico in se stesso, un po' come andare da manicomio a vedere i poveri pazzi. Prima di tutto guardiamo un pochettino la letteratura dell'inizio dell'Ottocento, cioè per noi oggi è impossibile immaginare quanto amassero scrittori come Sir Walter Scott, lo scozzese, o Cooper, Fenimore Cooper, James Fenimore Cooper, lo scrittore americano. Difatti un aneddoto veramente patetico è che Schubert, che stava morendo, era già a letto di morte, divorava tutti i romanzi di Fenimore Cooper e diceva al fratello che sperava che almeno avrebbe finito il libro, avrebbe avuto il tempo di finire l'ultimo romanzo di Cooper prima di morire. Speriamo che sia stato così, non lo so, ma è Cooper che scrive, sa che, non so se c'è qualcuno qui che ha letto un romanzo di Cooper. Io sono americano, neanche io non ho mai, sì, ho guardato, è talmente, c'è qualcuno che si è alzato la mano? Non c'è nessuno? Ok, sì, cioè gli ultimi dei Moicani, sì, ecco, uno dei tanti, guarda che lui è stato poi molto fertile, ha scritto tanto, sai? L'ultimo dei Moicani forse più famoso, ma Cooper è solo uno tra tanti che scrivevano dei cowboy, degli indiani, un po' nello spirito di Rousseau, come il
il selvaggio nobile, eccetera, eccetera, ma anche semplicemente come questo nuovo mondo e queste avventure. E poi come Scott, che non parlava dell'America, ma parlava del Medio Oriente, ma parlava innanzitutto poi del Medioevo, dei tempi dei cavalieri, dei tempi delle cose audaci, delle cose, dei soldati, tutta questa fantasia tipo Ivanhoe. Cioè, cosa sarebbe stata l'opera italiana negli anni 20, 30, 40 senza Walter Scott o tutte Lucia di Lammermoor? Ci sono tantissimi. Anche quelli oggi quasi non si leggono più. Si vede che avevano tempo perché sono tutti molto lunghi, anche fa parte un po' della cultura della lettura. E quindi poi anche nella pittura vediamo per esempio Delacroix subito dopo Napoleone, e tornerò un attimo proprio su questo. Napoleone ha aperto un po' la finestra dell'Europa verso l'Egitto, almeno, cioè portare dall'Egitto questi odalischi, questi obelischi, queste cose qui, è stato molto importante, ma ha aperto in molti sensi anche l'emancipazione degli ebrei, anche sotto tante, cioè ha aperto molto l'Europa, e anche se, dopo che lui era stato soffocato e soppresso, comunque rimane un po'. E la manifestazione nuova di questa cosa è nella letteratura, poi anche nella pittura, Delacroix che dipinge non solo il ratto di Sardinopolo, come si dice? Il ratto è un personaggio della mitologia persiano, cinese, non un'altra, ma insomma, ma tutte queste scene molto colorite, pieno di lioni, di gente che la caccia a lioni, scene con grande lussuria, con grande voluttà, colori molto espressivi, eccetera, di scene lontane o di scene, questo era assolutamente la moda. E un altro, per esempio, Géricault, anche lui ha fatto delle scene orientali, ma poi anche in questo senso la cosa della Medusa, cioè quei sopravvissuti in mare, quel sì. Grazie. Com'è? Zattera. Zattera, Zattera Medusa, sì, proprio. Che sono lì e che disperati, alcuni muoiono, forse qualcuno è già morto. Questa tela che è enorme al Louvre. Che questo gusto anche lì, queste cose estreme, di esperienze molto molto lontane dalle esperienze normali. E tutto questo probabilmente rifletteva un po' un gusto stranamente Biedermeier, cioè della nuova borghesia, del benessere, cioè perché era una vita forse talmente controllata, talmente per bene, talmente borghese, che proprio faceva magari crescere il desiderio delle cose romantiche, delle cose lontane, delle esperienze impossibili, eccetera. Quindi non per esempio sarebbe stato inconcepibile nel 700 o nel 600 che questo gusto proprio così, forse nel 600 un pochettino, ma certamente non nel 700 sarebbe stato possibile, anche per l'eroismo, forse una cosa ormai con la vita molto più, che cominciava la vita urbana, la vita molto più ordinata, siamo all'inizio della rivoluzione industriale, il grande cambio delle città, cioè la grande nascita delle città, quindi forse per una vita da una parte eroica e pieno di iniziative personali, e dall'altra parte forse più vicino allo spirito mitologico anche della terra, delle grandi forze naturali. Poi un altro elemento che nasce, che è collaterale, che è connesso, però che riguarda non tanto direttamente la cultura generale, ma gli artisti, e questo è un argomento di cui ho parlato in altri anni, è questo gusto del viaggio, è il senso dell'artista come il viaggiatore. L'artista che gira il mondo, coglie le esperienze del mondo, coglie esperienze di ogni genere e rende queste esperienze, questi contatti nell'arte, nella creatività artistica. Cioè l'artista che in sé è una persona fuori, che appartiene a una certa tradizione, ma come persona sta sempre fuori e gira il mondo. Questa è l'idea proprio dell'eroe romantico, e che è incarnata da Byron.
che è l'esempio perfetto, i viaggi di Lord Byron, che poi, come sappiamo, voi che siete stati quando l'ho suonato, i 3 anni di pellegrinaggio di Liszt, che sono presi direttamente questa idea, il viaggio dell'artista è un pellegrinaggio anche per Liszt, per motivi personali, di religione, ma comunque perché pellegrinaggio per l'artista significa che va a cogliere queste esperienze, queste nuove visioni del mondo, quindi questo per forza un certo aspetto esotico ci deve essere, perché si va anche se forse non tanto lontano, forse solo in Italia, solo in Svizzera, anche per andare nelle Alpi in quell'epoca era considerato come audace e esotico. La Grecia, tutte quelle cose lì, anche la Grecia è collegata anche lì con avvenimenti storici, perché c'è la guerra in Grecia per la liberazione dalla Turchia, difatti dove poi morì Byron. Non di guerra, di colera, ma insomma, o di malattia comunque, ma... sempre una morte romantica, se vogliamo. Però questo viaggio non doveva essere anche, poteva essere anche in Italia. Anche se l'Italia, questa è una cosa che sembra una contraddizione, che vedremo anche in questo programma, che l'Italia, che è la culla della cultura europea, cioè anche se in questo momento il centro è Parigi, Lipsia, Vienna, insomma, però comunque l'Italia è l'origine anche della musica, non tutta, cioè con la Francia della musica occidentale, con la Chiesa che è un po' il simbolo stesso della cultura europea. Sembra strano che l'Italia potesse essere vista come un paese esotico, ma lo era. A Parigi certi aspetti certamente che vedremo, poi la Spagna certamente, che le cose moresche, le cose anche lì, il contatto con l'Africa, tutte queste tradizioni, anche la corrida, cioè tutti gli aspetti, anche persino la Scozia. Vediamo poi i viaggi di Mendelssohn da giovanissimo, che faceva un pochettino nello spirito di Byron, che ha fatto un lungo viaggio in Italia, frutto di cui c'è stata la Sinfonia Italiana, poi anche però in Scozia, dove lui mette certi elementi tipici, tipicamente, o che si riconoscono subito come elementi del luogo, come un'attrazione per questo pubblico affamato per queste esperienze, proprio il viaggio attraverso la musica, il viaggio attraverso la letteratura, il viaggio attraverso persino la pittura. Quindi questa è un'epoca dove questo gusto dell'esotico, cioè il 1820, 30, 40, poi diminuisce un pochettino, però c'è una nuova esplosione più particolare e più focalizzato, direi, verso l'Oriente. Nel 76, 1876, c'è stato a Parigi un'esposizione di arte giapponese che fu una rivelazione per moltissimi, cioè il Giappone che era rimasto chiuso per 3 secoli, poi c'è l'apertura 1860-59-60 e questa prima esposizione che era alla fine abbastanza superficiale, però ebbe un impatto enorme su pittori come tutto l'impressionismo, in certo senso avevano già cominciato, però prende, è quasi sembra una giustificazione per le rivoluzioni che avevano già iniziato. Persino, per esempio, un'opera magnifica, se vogliamo, che è frutto perfetto del gusto esotico in Mikado, che voi non conoscete probabilmente Gilbert and Sullivan, perché non siete inglesi, che Gilbert and Sullivan Gilbert era il poeta, Sullivan il musicista, che scrivevano queste operette popolarissime in Inghilterra nella fine dell'Ottocento, e il grande passo avanti per loro era infatti avevano quasi sempre questo gusto dell'esotico, c'è persino i gondolieri, ma che per gli inglesi le gondole, Venezia è molto esotico, vedremo con Chopin. Ma Mikado, dove lui prese ispirazione direttamente da questa esposizione di attori giapponesi con le spade, con i costumi, con tutte queste cose completamente nuove. E poi questo impatto viene moltiplicato
nel 1900 c'è stata la grande esposizione dell'Asia a Parigi, che tutti hanno visto e tutti sono rimasti gli artisti. Lì ci sarà anche da parlare dopodomani, perché dopodomani parlerò di come l'identità degli artisti o gli artisti che hanno un vero e proprio interesse. Perché una cosa sia ben chiaro fin qua, non in tutte queste manifestazioni, in tutti questi desiderio dell'artista, desiderio universale di piacere, di seguire in qualche modo il gusto del momento, non significa che ci fosse un vero interesse o che gli artisti si sentivano in qualche modo influenzati o allargati o arricchiti da queste tradizioni nuove. Loro sfruttavano il gusto e la possibilità, cioè era proprio il fatto, l'esotismo in sé che interessava. Cioè, Chopin non credo che interessasse minimamente alla musica spagnola quando scrisse Bolero, o Liszt, Rhapsody spagnola, non credo veramente che interessasse, ma meno ancora Mendelssohn stesso quando scrive le cose scozzesi, gli piaceva come il senso del tedesco che va in Scozia, del tedesco che va in Italia, ma cioè non come un'esperienza, e così era per esempio per Gilbert and Sullivan, Mikado, o per moltissime di queste chinoiserie, come si dice, di queste cose, non è veramente un desiderio di imitare o di seguire o di approfondire in qualche modo o di collegarsi con la tradizione giapponese o cinese o asiatiche, africane, americane, per questi casi di stasera, ma più il gusto stesso dell'esotico e la possibilità di sfruttare questo gusto. Vedremo dopodomani invece l'altra facciata, quelli che prendono questi contatti con musica, con arte, tradizioni esotiche, proprio perché vogliono o dimostrare la propria identità attraverso questo, o perché contiene elementi che loro trovano irresistibili, cioè che non è proprio quello che vogliono imitare, non il senso che sia esotico, ma proprio quello, o proprio qualcosa in quello. Quindi, e questa è la distinzione un po' tra i due programmi stasera, che in un caso, forse in due, nel caso di Debussy diventa un pochettino sottile, diciamo. Non è sempre così chiaro, come sempre nella musica. Ma questo orientalismo, cioè alla base proprio del gusto, si vede anche, come abbiamo visto l'opera italiana all'inizio dell'Ottocento con Lucia, ci sono tanti proprio su questi argomenti. All'inizio del Novecento, dopo le Expo di Parigi, abbiamo per esempio Madame Butterfly, o poi La fanciulla del West, o poi Turandot, insomma, e ce ne sono moltissimi, la maggior parte sono ormai rimasti nell'oblio, non li conosciamo più, è sempre così nell'arte, però era una tradizione che si riflette. Difatti, in un certo senso, la disciplina musicale che riflette meglio questo gusto popolare, cioè l'aspetto è spesso l'opera, come l'opera del Seicento, Les Indes Galantes, l'opera turca di Mozart, Il ratto del seraglio, le opere esotiche come Lucia, come chissà tutte le opere dei Cavalieri del Medioevo, l'assedio di Corinto o di Gerusalemme, o tutte quelle lì, e poi anche Madame Butterfly, per così dire. Ma non si Puccini adoperava molte usanze orientali, eccetera, eccetera. Lui usava le scale vagamente cinesi, però non perché veramente voleva cambiare il suo modo di scrivere per diventare più cinese, o perché la musica cinese, perché francamente lui sapeva granché della musica cinese. Io dubito che sapesse granché, ma sapeva quell'abbastanza di poter dare a Turandot un profumo cinese, un profumo anche forte cinese, o a Madame Butterfly un profumo giapponese.
o al fanciullo dell'West, Dio ci salvi, un profumo americano. Io non sono forse la persona più giusta di parlare di Puccini, perché non è, questo lo dico a pericolo personale, non è tra i miei amati, diciamo, ma so che questo qui è così vicino di Luca e sono parole inammissibili, vabbè. Io, siccome c'è tanto repertorio e tante cose da parlare direttamente sui pezzi, io passerò già al programma, e quindi al pianoforte, e mettiamo e cominciamo con questa sonata di Mozart. Questa sonata, che conoscete tutti, una delle sonate più famose di Mozart, ha molti aspetti particolari, e anche proprio a proposito dell'argomento di stasera, molto interessanti. Prima di tutto, è una sonata fatta per essere popolare, è una sonata in un certo senso molto leggera. Come questo, vediamo questo, prima di tutto, a tre tempi nessuno è in forma sonata. La forma sonata per Haydn, Mozart, è già la forma che più manifesta il desiderio di creare qualcosa di complicato. È la forma più cerebrale, la forma più dinamica, cioè dinamica nel senso che c'è cambio continuo, la forma che ha sempre e comunque un impegno di narrativo, perché la forma sonata contiene, o tutte le forme sonate contengono un senso di narrativo, cioè di viaggio attraverso la musica, di cambio, di sviluppo. E invece in questa sonata abbiamo variazioni per il primo tempo, menuetto per il secondo tempo, e poi il famoso rondò alla turca. Rondò potrebbe essere, almeno se non complicato o elaborato quanto una sonata, i rondò di Mozart o di Haydn, e certamente di Beethoven, spesso sono più o meno come forme sonate un po' modificate. Invece qui no, questo, difatti Mozart non lo chiama rondò, sulla partitura c'è scritto solo alla turca. Alla turca. E rondò nel senso solo che tornano i temi, ma non ha neanche le transizioni, le modifiche di tonalità, cioè è un rondò assolutamente di base, proprio molto, molto, strutturalmente e formalmente, molto, molto semplice. Dall'altra parte è una sonata molto brillante, cioè pianisticamente brillante. Un aspetto curioso di questa sonata è che quando studiavo la musica, 20 anni fa, 30 anni fa e prima, si diceva che l'aveva scritto a Parigi, che trovavo sempre stranissimo. Innanzitutto perché questo gusto, le tuccherie della musica di Mozart non nascono nel periodo di Parigi, nascono dopo, quando arriva a Vienna, quando a Vienna c'è proprio questo gusto, forse perché i turchi stanno lì vicino. E difatti ora si dice che la sonata è stata scritta non a Parigi nel 79, ma a Vienna nell'82, anche perché, come vedremo, ci sono passaggi che riflettono assolutamente il ratto del seraglio, che è stato scritto nello stesso periodo. Cioè, per me questa sonata è accompagnato, è connesso al Entführung quanto la serie di bellissimi concerti sono legati alla composizione di Figaro. Insomma, è per me. Per un altro particolare che è molto buffo, un aneddoto che vi avrò certamente già raccontato, benché sia molto brillante, che potrebbe far pensare che Mozart lo scriveva per se stesso, ma Mozart non scriveva mai le sonate per se stesso, sempre per allievi praticamente. È Beethoven che comincia la tradizione di scrivere le sonate per se stesso come virtuoso. Ma Mozart aveva a Vienna, e non a Parigi, non l'aveva ancora, una studentessa molto prediletta, mi scappa il nome, Sophie Planer, che era molto brava, per cui ha scritto molte sonate, anche un concerto in particolare. E un aspetto molto particolare, tecnico, di ogni cosa che Mozart scrisse per lei, è che hanno molti passaggi con le braccia incrociate. Questo l'ho già raccontato, ma forse non eravate lì. E questo perché basta vedere un ritratto, c'è un ritratto famoso della carina, molto carina Sophie, che era molto abbondantemente dotata di sopra,
e quindi aveva grande difficoltà, sì, perché non come io anche per altri motivi, non di sopra ma di sotto, ma Mozart in una lettera a sua sorella dice che mentre la povera Sofia soffriva, non so, i danni di sifilo, non qualche espressione tipo tantalo o qualcosa del genere, io fra di me morivo delle risate a vedere la poverina che cercava di fare senza ridere anche lei, tutte le... Perché, e questo è buffo, ma è anche significativo, nel senso che ci fa conoscere un po' Mozart, un po' fanciulesco, un po' da ragazzaccio, sì, però carino, non è brutto, no. Poi ha scritto belle cose per lei. E quindi questa è una sonata popolare, scritta per essere popolare, scritta per essere anche con... neanche le minime pretese di strutture cerebrali, proprio per ascolto gradevole, piacevole, che non minimizza quanto sia anche bella, cioè può essere gradevole e bella insieme. Primo tempo, ora siamo? Sì. Il tema che le variazioni, basterebbe sì, un pochettino parlare delle variazioni di Mozart. Per Mozart, come forma, le variazioni non sono importanti. Anzi, tra tutti i compositori principali, credo che Mozart sia quello meno interessato alla variazione come forma. E le variazioni di Mozart sono spesso, hanno una formula, molto, per esempio, c'è il tema, poi il tema un pochettino arricchito con fioriture alla mano destra, poi alla mano sinistra, poi in terzine, poi con trilli, poi al minore, poi con un po' di polifonia, poi con le mani incrociate, poi un adagio molto aulico, molto all'opera seria, e poi con il finale sempre con la metricamente cambiato, se il tema era in due, il finale sarà in tre, e spesso con un ritorno al tema originale alla fine. Cioè non hanno una grande originalità, sono carini, ma non è una forma che interessa molto a Mozart. Haydn di più, ne ha scritto poche, ma Haydn ha scritto delle variazioni molto interessanti, dove si vede sempre il suo spirito di innovatore, ovviamente anche Bach con i Goldbergs, anche poi per Beethoven non parliamo. E anche questa, anche se questo in un certo senso sono tra le più belle delle variazioni di Mozart, hanno sempre questo carattere. Nelle variazioni di Mozart si segue sempre il tema è onnipresente, cioè non... In pratica ci sono due tipi di variazioni. Variazioni che potrebbero essere considerate un po' come il comico, che va. No, voi forse non avete, in America erano sempre molto di moda. Il comico che imita, l'imitatore, cioè che va e lui è lui, poi fa la ragazza di 3 anni in tutù. Poi fa la vecchia donna che fa la spesa con il gomito fuori, poi fa il poliziotto, poi fa i giocatori di football, poi fa il povero vecchio petulante e così via, insomma fa, però sappiamo sempre che è lui, è sempre assolutamente lui o lei, e quindi ci sono queste... non so come si chiamano esattamente in italiano, ma sono impersonazioni, si dice in inglese, ma non esiste forse. E le variazioni di Mozart sono sempre di questo tipo. L'altro tipo di variazione è quando il compositore prende il tema e lo capovolge, un po' come per la struttura molecolare, per ricostruirla ogni volta. Beethoven per esempio ha scritto tutte e due, insomma ci sono bellissimi esempi di tutte e due, la 109 del secondo tipo, la 111 del primo, almeno fino a un certo punto. E Mozart ha fatto solo quelli dove le variazioni seguono esattamente il tema. C'è una corrispondenza assoluta tra la battuta 3 del tema e la battuta 3 di ogni variazione, sarà come contenuto musicale lo stesso, sarà solo gli elementi decorativi o per così dire l'orchestrazione, come gli effetti strumentali che sono diversi. Ok, questo tema
è forse insolitamente complesso per un tema di variazione di Mozart, anche un po' lunga. Ovviamente farò domani i ritornelli, anche i ritornelli sono occasione di fare ornamenti o altri piccoli ritocchi. Ci sarebbero tante cose da far vedere con queste variazioni, ma voglio solo far vedere gli elementi dove lui anticipa, perché non è solo il finale alla turca, dove si vede questo spirito turco in questa sonata, perché già nelle variazioni. Prendiamo numero 2. E questa variazione. Qui tutto lo malma. Tutte queste, quello che noi chiamiamo accioccature, questi accenti, sì, sì, sono molto turche, sono associati con la musica turca, perché è un elemento quasi di percussione. Dà un senso di percussione al pianoforte. Uno che non ho fatto, purtroppo, che non c'è la fotocopia, ma che avrei dovuto fare, perché posso solo suonare, quindi non siete, che un altro elemento, questo è nell'ultima variazione. Questi. Non è tipico di Mozart. Mozart non scrive questi accordi tipicamente, ma anche qui è un elemento quasi di percussione, cioè forse l'ascoltatore non si rende ancora conto che sia esplicitamente turco, però ci porta, ci introduce un po' in quel mondo sonoro, quindi sarebbe quasi giusto di chiamare è una sonata alla turca, perché anche ora andiamo al terzo. Anche nel menuetto, che il menuetto è forse il tempo più riuscito, molto molto bello, nel trio del menuetto, a parte elementi per la Sophie Planer, perché è pieno di, è molto scomodo, per me almeno, qui non tanto. È quasi una citazione del Ratto del Seraglio. Sì, questo proprio potrebbe essere una delle tante scene dove c'è il Pasha, dove c'è, come si chiama, non il Pasha, ma l'altro, il cattivo. E anche la risposta europea. No, è Osmin. Il cattivo, il basso che deve fare il super super basso, eccetera. Quello, il Pasha non canta, il Pasha poi alla fine è benevole, si Pasha, sì sì, ma questo contrasto che è veramente, questo suono tutto il passaggio, questo potrebbe essere direttamente da Turchia. L'Europa. Questo ha un qualcosa di turco, di esotico. Trovo particolarmente riuscito questo perché evoca un pochettino la situazione dell'opera, cioè il contrasto tra l'Europa e la Turchia.
Si vede invece che con Mozart è un rapporto, come dire, ambivalente, perché con tutta la ferocia e tutte le barbarie dell'Osmin che vuole scuoiarli, torturarli, eccetera, eccetera, che sembra questo barbaro terribile, e questa musica dei Gianisari che è tutto sempre molto brutto, molto... alla fine è il Pascià che si dimostra il personaggio più benevole, più buono, più generoso, più... quindi, se... ma mo... sì, quindi è... Mozart non è mai forse così semplice. E poi nel finale, la famosa Alla Turca. Che voi conoscete tutti. Voglio solo far vedere che una cosa che abbiamo perso, addio, tutti questi passaggi come sono penultima riga. Questo che già in sé è evoca, suggerisce gli effetti Gianisari, gli effetti di percussione, all'epoca non erano solo effetti, perché era molto comune, già anche nell'Ottocento, mettere attaccato al pianoforte una specie di gran casso con piatti, che il pianista suonava con il piede sinistro. Quindi il pianista faceva veramente... faceva veramente questo effetto col piede, quindi era comunissimo. Mozart non lo dice, ma si faceva, ci sono foto, ci sono testimonianze, ci sono, insomma, si faceva anche per un secolo dopo, che si attaccava al pianoforte effetti di percussione. E dovrebbe essere molto particolarmente, torniamo a numero 5, alla fine, nella coda, che dovrebbe essere molto questa... potete immaginare quanto, sì, con molto chiasso, con molto, era molto, però anche molto festoso. Sì, sì, è sempre quello che è fantastico di Mozart, è come riesce anche in una cosa che in sé sarebbe nelle mani di un altro di cattivo gusto, o almeno se non cattivo gusto, banale, ma Mozart invece solo ci fa sorridere o ci fa gioia, e che questo è un genio molto particolare per questo. Ok, andiamo ora a un compositore veramente diverso, in un'epoca veramente diverso, andiamo a Busoni. E di Busoni suono un piccolo pezzo e un pezzo molto più grande, che forse ho già suonato qui, anni fa. Sì, forse in Janisches Tagebuch ho già suonato. Questo qui no, perché l'ho appena imparato. E per questo ciclo di quest'anno ho imparato un sacco di pezzi nuovi. Ma questo qui si chiama Turandots Frauengemacht, che sarebbe la camera letto di Turandot, o cioè camera letto nel senso da boudoir, cioè la stanzetta privata di donna di Turandot. E questo è un pezzo tra le elegie di Busoni, e dovrei dare un pochettino di retrofondo, perché Busoni è un caso dove la distinzione tra questo primo tipo di compositore che usa il senso dell'esotico in se stesso e quello dell'altro programma, il compositore che è influenzato direttamente dall'esotico, da quello che offrono come novità, non è molto chiaro. Ma Busoni innanzitutto sa che è un personaggio molto particolare e molto, anzi, strano, cioè, metà italiano, metà tedesco, un grande pianista. Secondo Rubinstein, l'unico pianista che Rubinstein avesse sentito da ragazzo che suonasse in modo veramente preciso, pulito, diceva Rubinstein, con un impegno enorme, cioè come abbiamo qualche rullo, purtroppo è morto abbastanza giovane nel 24. Ma quello che ci interessa ora di Busoni è che Busoni era uno disgustato con lo stato della musica in Europa. È vero che tutti, più o meno alla fine dell'Ottocento, avevano un senso, forse tutti, quasi tutti, molti, un senso che bisognava in qualche modo
rinnovare o cambiare o trovare una nuova direzione. E questo è un tema che, di cui ho parlato tantissime volte, e in gran parte per il successo, l'ipersuccesso di Wagner, che Wagner aveva portato la musica romantica e le possibilità di tensione armonica, di tensione erotica, di tensione mistica della musica a un punto che sembrava un ne plus ultra, e i compositori stavano nella sua ombra e praticamente non cercavano più modi di andare avanti con quello che lui aveva fatto con tanto successo. E quindi verso 1900, un po' prima, cominciano a sentirsi d'obbligo di trovare strade nuove, innanzitutto nel linguaggio armonico, ma anche non solo nel linguaggio armonico, ma proprio anche nello spirito stesso della musica. E questo certamente è molto vero per Busone, che è molto infastidito da quello che per lui era la decadenza, cioè la banalità del sensuale. Che non che Busoni non amasse Wagner, ma e adorava Liszt, però voleva, per lui il mondo in cui viveva era un mondo molto frivolo e molto superficiale e molto decadente. E secondo me quello che spinge in gran parte Busoni verso tradizioni esotiche è proprio questo desiderio di andare altrove, di trovare un modo di esprimere questo desiderio di andare altrove, anche per trovare un nuovo linguaggio armonico, eccetera. Questo, lui prende forse qualche elemento, però dalle musiche esotiche, però secondo me lui non è interessato alla musica. Lui ha scritto poi dopo un'opera, Turandot, anche lui, che forse non conoscete, ma non è, come ha scritto Faust, ha scritto anche Turandot, quindi non è solo Puccini, ma non si fa quasi mai. Neanche il Dr. Faustus non si fa. Io l'ho visto un paio di volte, ma si fa molto poco. È un compositore problematico. A me piace tantissimo, però è sempre... è un compositore difficile, e come vedremo questo pezzo, il contatto con lui, aveva il desiderio di esprimere una cosa orientale, asiatica, con risultati sorprendenti, ha fatto tutt'altra cosa. Quindi voglio essere sicuro, sì, questo all'inizio dovrebbe essere la principessa cinese che si alza, quindi il sole che sorge. E poi l'esotico. Fari. E qui dopo questa bellissima introduzione viene il grande tema cinese. C'è un problema, è inglese, Thomas Tallis l'ha scritto, però probabilmente esisteva anche prima di Tallis. C'è poi una canzone che esiste. Canzone per noi celeberrimo, proprio famoso volevo dire Mamelli, ma è molto più famoso di Mamelli, come, non so, Greensleeves. Si chiama in inglese, sì, una canzone, non so, Salieri mi ha poco dire, insomma, una delle poche canzoni che conoscono tutti di cultura inglese o americana. C'è anche una canzone di Natale, cioè hanno preso la canzone tradizionale per mettere le parole di cantane di Natale,
Però lui pensava che fosse una scoperta sua cinese. Va bene. Devo dire, io trovo anche, mi fa quasi una tenerezza, doveva essere abbastanza imbarazzato dopo, alla fine. Ma lui poi continuava per un certo periodo a ritenere che fosse d'origine cinese e gli inglesi l'avevano trovato in qualche modo, ma queste sono balle, perché esiste già all'inizio del 1500 in Inghilterra. Però interessante, come avete sentito, tutte queste armonie stranamente cambiate, esotiche. Cioè è una ricerca, manifesta il desiderio suo di andare oltre il linguaggio armonico wagneriano, cioè che non è per niente, insomma, che è un altro... Io per lasciare la sorpresa per domani sera, la fine di questo pezzo è particolarmente sorprendente. Proprio la fine ha una sorpresa, però non anticipo, così che dovrete aspettare domani per sentirlo. C'è veramente una grande sorpresa. Però io trovo molto carino il pezzo, e la scrittura pianistica è affascinante, è difficile. Torno all'altro pezzo che è molto più importante, di Busoni, che è Indiana Shostakovich, il diario indiano. Anche lì c'è tutta una storia molto interessante. Il titolo è una di quelle cose che purtroppo il passare degli anni... Perché fa questo spifferare? Non so. Perché il titolo in tedesco è Vier Klavierstudien über Motive der Rothäute Amerikas, che sarebbe esattamente quattro studi per pianoforte su motivi delle pelle rossi americani. Pelle rossi oggigiorno non si deve dire. Vi raccomando, non andate in America a parlare di Redskins, non sarete ben accolti. No. Perché? Secondo me questo qua, che magari interferisce con questo qua, sì, forse. Sono forse i due microfoni che sono... Sì. Perché? Questa è tutta una storia, il suo contatto con l'America, che è molto affascinante, e secondo me dimostra molto su il carattere di Busoni, ma anche su questo desiderio di trovare nella cultura d'altrove, o di esotica, o di lontano, un nuovo linguaggio, un modo di liberarsi dalla decadenza, secondo lui, che la musica, che la cultura europea nella quale si era approfondita. Lui aveva fatto delle tournée in America, concerti in America, e che aveva avuto occasione qualche volta di vedere vari, non bisogna più dire indiani neanche, indigeni americani, ma non solo indiani, non hanno niente a che fare con l'India. Questo è stato l'errore vostro, per così dire, del povero Colombo. E che è incredibile, un errore così clamoroso che rimane, perché confesso che tra di noi ancora si dice Indians. Sì, ma no, bisognerebbe dire indigeni americani, sì. Anche quello, nativi è una parola che non piace, perché farebbe pensare a qualcosa di un po' barbaro. Indigeni, cioè quelli che abitavano originalmente, va bene, non importa, qui posso dire anche indiani. Lui aveva avuto, perché lo dico con tutto rispetto, e... aveva avuto contatto, era molto rimasto. Lui ha scritto la lettera dicendo che sono le uniche persone in America o in Europa che non si interessano ai soldi, che hanno un senso di nobiltà, di grandi valori. Lui si era un po' creato un mito, un po' alla Rousseau, del selvaggio nobile, della cultura non contaminato un po' dalla società, quindi diventa per lui un simbolo. E poi lui ha avuto la fortuna, questo secondo me sarebbe rimasto così a un livello molto, un'esperienza personale e basta, ma lui poi conobbe una signora Curtis, che era per l'epoca forse la più grande etnomusicologa del mondo, che aveva fatto uno studio molto approfondito, innanzitutto per quell'epoca, della musica e della cultura indiana, cioè indigena americana, e che difatti e lei gli ha fatto delle coppie di temi di varie tribù americane, anche disegni che sono bellissimi. L'altro giorno ho suonato questi in Arizona, che avevano i disegni di lei, perché sono alcuni sono tribù di America, di Arizona, anche però un po' generale.
di quasi tutta l'America. E Busoni ne rimase affascinato. E il frutto di questo fascino è innanzitutto un concerto per pianoforte che si chiama La Fantasia Indiana, Indianische Fantasie, che è un grande concerto che io suono anche se non riesco quasi mai a trovare qualcuno che lo voglia suonare. Ma, e poi i due libri del diario, uno è Musica da Camera e questa prima che, questo primo volume che sono quattro pezzi per pianoforte. Scritto durante la Prima Guerra Mondiale, cioè il concerto è del 13. È strano perché questi sembrano quasi schizzi per il concerto, invece il concerto è prima del diario, dei diari. Io non so quanto veramente interessasse a Busoni la musica indigena americana, dubito. Anzi, lui stesso dopo cominciava a dire che è molto limitativo come stile musicale, non offre le possibilità e cominciava a essere più interessato a quello cinese di nuovo perché scriveva i Turandot. E poi ha abbandonato completamente il desiderio dell'esotico e scrive Dr. Faustus. Siamo alla fine della sua vita. Però questo senso invece della cultura lontana, della purezza, e anche di scappare, che io stranamente trovo un riflesso a un altro grande compositore della Metallo Europa, più grande di Busoni, che anche lui in un certo momento della vita per dare questo senso di staccarsi dal mondo, di trovare nell'aldilà quasi nuove fonti di bellezza, anche di pace, di serenità, e questo è Gustav Mahler. E stranamente trovo come fratelli molto lontani questi pezzi di Busoni, questi pezzi americani Busoni, con Dustin von der Erde, con Il canto della terra di Mahler, che per me è il capolavoro di Mahler, che vorrei tanto fare qui, ma chissà come. Volevo fare questa, sarebbe stato il pezzo ideale per il tema di questa stagione. Confesso che il mio sogno, il mio desiderio era di farlo fare, cioè all'inaugurazione, di far fare, però non è facile, perché fare innanzitutto un tournée, perché a parte ci vogliono due grandi cantanti e un'orchestra di primissimo livello, eccetera, eccetera, è molto costoso. E purtroppo i tagli che sono, sì, non abbiamo. C'è una versione cameristica per 18 persone che è stata fatta in parte da lui, insomma, Schoenberg e lui, insomma, che è molto autentico e molto molto bello, ma mi sembrava strano presentare qui per il concerto della Normale solo una versione cameristica di questo capolavoro orchestrale. È bello sentirlo così in modo cameristico perché si sente, è un'esperienza diversa. C'è qualcuno qua che l'ha mai sentito in versione cameristica? Si trova forse su YouTube, non lo so, ma che terribile questo YouTube. Ma, ma però, perché questo a Mahler certamente non interessava la musica cinese, ma lui adopera la musica cinese come espressione di questo desiderio della trascendenza, proprio di andare oltre. E secondo me c'è qualcosa di questo, un riflesso, una fratellanza, anche siamo praticamente negli stessi anni, perché il primo contatto che Busoni ebbe con questa signora è nell'11 e Mahler ha scritto da Sinfonia nell'8, nel 9, quindi siamo su per giù nello stesso, questo periodo subito prima della prima guerra, quando tutto comincia, di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Ok, finito. L'hai già messo il numero 8? No, è chiuso ora. Sì, sì. Okay. Si vede armonicamente un linguaggio strano. Per me, sì, questo dovrebbe essere un canto dei Hopi, che sono indiani molto vicini a casa mia, nell'Arizona.
prima di tutto non sono sicuro che un Hopi riconoscerebbe questa melodia. Ma certamente se andiamo, forse più ancora se prendiamo il prossimo esempio, che è sempre lo stesso pezzo, si comincia, sì. Sì, siamo al numero 9 come esempio, vero? Sì. Non comincio la terza riga. Assomiglia moltissimo a certi passaggi, sì, languido, ma con questo non so, una pesantezza, ma al tempo stesso qualcosa che trovo molto simile al male, ad Aslid. Passiamo al secondo, questo primo è Hopi, in gran parte, non tutto, ma quasi. Questo secondo dovrebbe essere Cheyenne, che sono indiani, quelli più vicino allo spirito di Fillmore Cooper, quelli con le cose di piumi che andavano a cavallo, sì, queste. C'è un problema per povero Busoni, che dopo, negli anni 30 e 40, hanno fatto milioni di film, di musica, e quindi qualche volta sentendo queste musiche si dice, ma sembra musica da film, questo non è mica colpa sua, insomma, questo lui l'ha fatto 20 anni prima, perché questo qui sentirete. Questo credo che si riconosca subito come musica indiana. Andiamo. Sì, sì. Andiamo al prossimo, che sarebbe, sì, pagina 9, sì. Sì, questo è Laguna. C'è qualcuno qui che è stato a Santa Fe, nel Nuovo Messico, nella zona di Santa Fe, sì. Sembra più scozzese che non indiano. Sentiamo al prossimo, vediamo come lui, questo per me è un passaggio molto molto bello che suonerò ora, lui prende questo tema e lo mette in termini, in un linguaggio armonico molto innovativo, lui sta facendo innovazione un po' in comune con Stravinsky o con Millot o con Bartok all'epoca di politonalità, di avere due tonalità insieme, e che adopera questo tema che sembra molto, molto tonale, molto quasi romantico. E questo, siamo... Molto atmosferico, molto, trovo, molto bello. E poi l'ultimo dei quattro, questo sarebbe una tribù, un nome che non mi ricordo mai, però di quelli che vivevano al bordo del Mississippi. Poi l'immagine del Mississippi, una cosa che forse non sapete, che Wagner era rimasto molto disgustato dalle esperienze del primo festival a Bayreuth, e che lui era in trattative anche approfondite
con uno in America e avrebbe trasferito i festival di Bayreuth sul bordo della Mississippi, che sarebbe il nuovo Reno, il Reno purificato. Anche lui era stato contagiato da questa idea dell'America pura, aveva trovato mito, eccetera, eccetera. Ovviamente quando Cosimo venne a sapere di questa cosa la stroncò subito, ma non vedo la Cosima che va a vivere negli Stati Uniti. Ma lui avrebbe dato per 50 anni tutti i diritti sul ring. C'è tutti i documenti con un dentista di Filadelfia che era il direttore, e questo dentista di Filadelfia aveva la più grande collezione di manoscritti di Wagner, praticamente tutti che non erano caduti dalle mani della Cosima. Lui ovviamente con la Cosima non era a buoni rapporti, quindi infatti c'è stato la famiglia di questo dentista si è un po' sciolto nel 1970 qualcosa, e c'è stata una grande aste a New York dove hanno venduto manoscritto da Tannhäuser, manoscritto versione da concerto di Preludio di Tristano, tantissime lettere, come si chiama in italiano, bastoncino, la bacchetta di Wagner, che Wagner adoperò per l'ultima volta che diresse a Bayreuth. Ci sono tante cose di grande valore e interesse. Io ero andato, però era tutto troppo alto per me, subito. Persino, non so, una penna con cui aveva scritto chissà che cosa, anche quello è andato alle stelle. Quindi questo legame con Mississippi e Wagner non è del tutto superficiale. Da fiume questi, ma insomma, Busoni non sarà mai uno dei compositori più amati, ma secondo me vale la pena essere, io trovo belli questi pezzi, spero di convincervi domani sera. Ora passiamo a un compositore che non ha bisogno di me per convincere, però questi pezzi forse non conoscete, che sarebbe Chopin, perché dopo domani esploreremo Chopin e il suo rapporto con la Polonia, che quello è molto profondo, è molto importante e fondamentale. Non si può capire Chopin senza capire Chopin e il suo rapporto con la Polonia, che comincia un po' però come manifestazione di questo gusto a Parigi per l'esotico. Chopin scopre che a Parigi piace moltissimo il fatto che lui sia polacco, che scrive musica polacca, eccetera. Però al tempo stesso è un'espressione dell'identità personale. Difatti Chopin è il primo compositore della storia che si identifica proprio dalla nazionalità, cui stile musicale è identificato in gran parte dalla nazionalità, dall'origine. Credo che sì, assolutamente. Ora invece troveremo un altro Chopin, Chopin che sfrutta il gusto popolare per la musica esotica. Questo pezzo, questo bolero, che non viene suonato molto spesso, era ispirato. E purtroppo mi scappa il nome dell'opera, un'opera che faceva successore del momento a Parigi, che cantava, come si chiamava quel soprano, che era in Spagna, una cosa esotica, spagnola, no, era o Meyerbeer o era, forse no, era Ehol, forse, uno di quei compositori molto di moda a Parigi all'inizio degli anni 30. Per esempio, se pensiamo che la fantasia di Liszt, su opera più celebre all'epoca, era di tanti palpiti di Niobe, di un compositore cui ignoro neanche il nome, Pacelli o qualcosa del genere, cioè tutta roba che abbiamo completamente dimenticato, però era al momento. E Chopin era rimasto molto molto impressionato dalla signora, dal cantante, ma forse più ancora dal successo del cantante con questa musica, un po' come il canto della vela di Eboli in Don Carlo, solo che ovviamente quello è un capolavoro, questo era probabilmente molto, 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 insomma, di basso livello. Io trovo interessante questo bolero, a parte che è carino,
e dimostra anche che Chopin, anche nel pezzo più modesto, mantiene sempre un senso molto puro e molto, molto accurato della forma, delle proporzioni. Chopin è uno, Chopin non passa mai completamente nel cattivo gusto, mai, mai, mai. Ma questo passaggio, per esempio, che ora siamo a 14, che all'inizio dimostra un po' forse Chopin come avrebbe suonato quando improvvisava, che noi non abbiamo, cioè, improvvisi di Chopin non sono veramente improvvisi, ma questo è quanto, come Chopin quando vuole veramente fare la civettuola, cioè proprio civettare questo. Tutto l'allure di un'improvvisazione va avanti così, però io trovo molto carino, molto insolito in un certo senso. Andiamo, io anticiperò, metti pure il numero 15, il bolero stesso. Qualcuno ha detto che Chopin probabilmente si sentiva a suo agio in questo bolero perché lui lo rende un po' alla polacca. Questo, però quello che non, questo forse sì, perché nel ritmo c'è un elemento che ci fa molto pensare a polacca. Però è interessante come lui usa questo, che sarebbe spagnolo, questo esotismo per la voce. Cioè questo lui imita, non tanto imita, evoca in termini pianistici i fuochi d'artificio del grande cantante. Non sono ancora arrivato, vi dirò quando arrivo, non volevo fare troppe pagine. Ora. E c'è qualcosa di polacca, come? Se si fosse chiamato polacca e non bolero, forse nessuno si sarebbe stupito da tutto, insomma. Qualcosa. Andiamo avanti. C'è ancora 21. Sì, questo ancora per vedere Chopin, proprio civetto, proprio civettuolo, molto... solo Chopin, non ha niente a che fare con la Spagna, eccetera, eccetera. O sembra quasi un'imitazione di Chopin. Però trovo, insomma, non si può dire che si suona troppo spesso il bolero, non è, no. Passo un altro pezzo di Chopin che si suona poco, però che è un po' diverso, la Tarantella. Però ha in comune col bolero che è stato ispirato da un pezzo, cioè il bolero è stato ispirato da questa opera popolare su temi spagnoli. La Tarantella è stata ispirata dalla Tarantella di Rossini, delle regate, cioè delle cose, come si chiama, per voce. E difatti, mentre il bolero è una composizione di Chopin giovane, cioè appena arrivato a Parigi, cioè non appena, ma nel 34, credo, la Tarantella è un Chopin molto più maturo. E difatti lui stesso si meravigliò del desiderio di scrivere questo pezzo, dice, continuava a dire, ma cosa diavolo sto facendo? Però è un pezzo anche carino, perché la Tarantella, cioè Napoli, cioè che anche quello per loro era esotico. Aveva 28.
tarantella, questo si riconosce subito, questo non ha niente a che fare con la polacca o altro, anzi imita ogni dettaglio. Però voglio far vedere, se andiamo al prossimo, che diciamo che Chopin, questo è Chopin anche maturo, è sempre Chopin. Ho purtroppo fatto fare la pagina sbagliata, quindi non avrete la pagina giusta, scusate. Quindi mettere, ora toglielo. Sì. Ma questo è un passaggio tipico del pezzo che però comincia. Tutto questo è tutto tarantella, ma credo che purtroppo, con tutto il rispetto e amore che ho per Rossini, questo queste armonie cromatiche Rossini non se ne sarebbe mai sognato. No, questo è un altro mondo di Rossini, però l'ispirazione certamente rossiniana c'è, e io amo molto la tarantella di Rossini, per carità, ma questo qui ha queste raffinatezze di Chopin. Poi concludo con un pezzo con cui non ho fatto fotocopie per il semplice motivo che ho portato solo lo spartito in tascabile, quindi era troppo piccolo, però non avete bisogno, un pezzo che conoscete. Però per far vedere quanto anche questo desiderio dell'esotico Chopin poteva manifestarsi in termini molto più profondi. E questa è la Barcarolla, che è uno dei grandi capolavori di Chopin, e di Chopin maturo, una delle ultime cose di Chopin. Chopin non è mai stato in Italia, certamente non è, e anche qui non credo che Chopin veramente si interessasse a Venezia o alla musica veneta o veneziana, eccetera. Lui probabilmente conosceva i due o tre gondolieri di Mendelssohn, forse una prima versione della gondoliera anche di Liszt, quindi aveva qualche esempio, ma lui praticamente raffigura, immagina una Venezia così immaginaria, di sogno, che poi invece stranamente anticipa Venezia del tardo romanticismo, Venezia di Wagner, cioè dove ha scritto Tristano, Venezia della morte a Venezia, di Venezia come sensualità quasi morbosa, sì, e quindi anche meraviglioso, molto sensuale, sì, c'è la Barcarolla, anche la tonalità fa dies maggiore, chissà perché è tradizionale per Barcarolla, c'è il duetto, sì, sempre, difatti in tutto questo pezzo c'è il duetto, a parte un solo passaggio quando canta solo lui forse, e quello è importante perché è il momento cruciale nel narrativo. La Barcarolla è un pezzo con un forte impegno narrativo, però più che non come una ballata, ma come un pezzo di teatro. Io trovo, cioè, inizia con un prologo tipico del sipario che si alza e alla fine c'è un po' come l'epilogo, cioè qualcuno che viene a fare due parole sullo spettacolo che avete visto e poi cade il sipario. Perché Chopin ha scritto la Barcarolla? Secondo me
E questo vedremo anche, in un certo senso riflette o anticipa Busoni, con la musica indiana, la musica cosiddetta cinese. Ma vedrete anche più ora con Debussy. Chopin, come sapete, è un uomo molto, molto riservato, aristocratico, che detestava le grandi manifestazioni di emozioni o di sensualità, innanzitutto. Si sentiva forse a disagio con la sensualità. Invece la Barcarola è il pezzo, uno dei pezzi più sensuali di tutto il repertorio musicale, è più sessuale, è un pezzo di forte, forte impegno erotico, con tutto il cromatismo che c'è, proprio anche con il senso del narrativo, che dà un narrativo che sembrerebbe veramente una storia d'amore, una storia erotica d'amore. Mettere questa cosa, che per Chopin era difficile, anche se aveva voglia di fare, in un contesto teatrale a Venezia, cioè un posto per lui lontano, estraneo, esotico, in un certo senso dava quello distacco di cui aveva bisogno. Quella possibilità di esprimere cose che altrimenti si sarebbe sentito a disagio. Troveremo la stessa cosa con Debussy, non esattamente per lo stesso motivo. Quindi in un modo molto strano la Barcarola è il pezzo più wagneriano di Chopin, anche più è Venezia per caso, perché poi Wagner morì a Venezia, insomma Wagner con Venezia c'è questo rapporto molto particolare, però è possibile per Chopin solo forse perché c'è di mezzo questo esotismo della musica. Non ho bisogno di fare tanti esempi perché voi conoscete probabilmente anche, però è certamente uno dei grandi capolavori. Nella seconda parte del programma comincio con due preludi e poi un dei images di Debussy. Questo posso fare anche abbastanza in breve. Ho scelto i due preludi su temi spagnoli, e anche lì, perché è ovvio che la Spagna per la Francia all'inizio del secolo era molto di moda. C'è un passaggio in Proust, quando Proust con la voce del dottor Cotard un po' prende in giro questa moda, questa mania per tutto quello che è la Spagna, perché Cotard mette il narratore su una dieta solo di latticini, deve essere tutto olè, dice che sarai contento tuo figlio perché così sarà la moda, perché tutto olè. Cotard è di cattivo gusto e anche la... Però secondo me Debussy, abbiamo già avuto nella stagione quest'anno con la pianista italiana giovanissima che è venuta a suonare col cantante, che ha suonato delle stamp due pezzi, ha suonato la soirée d'un grenade, che ci sono tre pezzi spagnoli di Debussy per pianoforte, la soirée d'un grenade, questi due, la serenade interrompue e la puerta del vino. Però in tutti e tre sono anche pezzi molto sensuali, anzi sono pezzi, contengono almeno canti d'amore. Allora, secondo me anche qui per Debussy metterlo in un contesto spagnolo, un contesto esotico, non tanto perché Debussy aveva il pudore di Chopin, ma aveva un altro problema, perché Debussy è un compositore che cerca disperatamente di staccarsi da Wagner. Mentre scriveva per le Assez Mélisande, c'è una lettera nella quale dice: io lavoro tutti i giorni e poi guardo quello che ho scritto e vedo solo l'ombra del Klingsor, che è il suo nome per Wagner, e lo distruggo. E quindi c'è questo desiderio. E difatti per le Assez Mélisande, che praticamente è Tristano in Isolde, cioè la stessa storia più o meno, sarebbe un po' Tristano in Isolde alla rovescia. Difatti il grande climax erotico ferma la musica e lui dice, non canta, je t'aime, e lei dice je t'aime aussi. E quindi proprio il contrario degli amplessi enormi wagneriani del secondo atto di Tristan, anche se quelli ha i suoi amplessi anche, devo dire. Ma forse per non essere wagneriano, che è di meglio di fare con l'erotismo spagnolo, quindi forse è un modo per lui di fare, perché sono tutti i pezzi spagnoli di Debussy hanno questo. Questo è non solo spagnolo, ma l'ironia, o anche in questo primo, non solo ironico, ma semplicemente comico, buffo, perché questo sarebbe uno che viene, la serenata interrompue,
la serenata è interrotta. Uno che viene con la chitarra dice che alla chitarra avete già messo 19 per fare una serenata alla benemata, si immagina tutto romantico sarà, e lui è interrotta prima da qualcosa di non tanto invadente e poi da un'altra, poi a un certo punto qualcuno almeno ha scritto che sembra che qualcuno rovescia addosso dell'acqua, poi arriva la banda dall'altra parte e a un certo punto lui se ne va disgustato, cioè è un erotismo interrotto, sì, incidentato proprio, e quindi è comico, sì, è un pezzo molto buffo. Sentiamo. Molto, molto spagnolo, molto, e poi questa introduzione è un pezzo molto, molto, molto bello e molto, molto buffo anche. Poi l'altro è forse meno buffo perché qui non è tanto la commedia che l'ironia, la Poeta del Vino, che è ispirato da un quadro, che qualcuno, una carta postale di un quadro che gli regalarono qualcuno, non mi ricordo chi lo regalò, ma che dimostra la porta, una porta di, non di Toledo, di Cordova forse. Ah sì, ok. 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 Giusto, ma sì, ma è di Vignes o qualcuno, la persona, cioè il dipinto, comunque è una scena molto che ha ispirato questo, molto spagnolo, molto Spagna del Sud, poi Andalusia, e poi il movimento di Abanera che è una danza molto sexy, se questo e trovo anche questo lui capisce bene, questo aspro, cioè è alla volta. La Spagna è poi anche il paese della corrida, cioè della, sì, quindi. Sexy, molto. Poi, questo per far vedere anche molto tipico questo passaggio che lui prende un po' in giro, o almeno è molto ironico. Difatti, la pagina precedente lui scrive ironico questo. Sembrano quasi risate, qualcuno che ride, che ridacchia. Poi torniamo invece all'ultimo che è completamente ispirato di altro, anzi l'unico esempio in questi programmi proprio dall'orientalismo o dall'influenza diretta della Expo di Parigi, Poisson d'Or, che è del secondo libro di Image. Poisson d'Or probabilmente è stato ispirato da un vaso giapponese con il dipinto di Poisson d'Or, come voi chiamate, pesci d'oro? Pesci d'oro. Sì. Secondo, sì, ci sono, come vedrete, qualche elemento asiatico c'è, ma innanzitutto quello che c'è è forse la leggerezza, l'ironia,
che lui trova nell'arte orientale, cioè che la mancanza forse di impegno emotivo dopo il romanticismo, che ti sembrava veramente un corrente nuovo e fresco. Sarebbe anche una scala leggermente orientale. Andiamo, sì, questo movimento del pesciolino. Anche qui avremo invece un motivo molto più chiaramente orientale. 25, vero? Si fa, no, è l'esempio 25. Sì. In un altro contesto sembrerebbe molto o quasi cinese, non so se loro probabilmente confondevano un po' Cina e Giappone. È un pezzo fantastico, anche se forse quanto sia veramente giapponese non interessa. Allora passo all'ultimo, che è Liszt. Liszt ci sarà dopodomani in un altro contesto. Liszt è nato in Ungheria, a 7 anni è andato a studiare a Vienna, a casa parlavano tedesco. Non ha mai parlato ungherese, non sapeva niente di ungherese. Ha studiato a Vienna, di cultura viennese, di cultura tedesca. A 19 anni va a Parigi, ha imparato francese all'inizio non tanto bene, ma poi diventa un po' la sua lingua ufficiale. Tutti i suoi libri sono in francese, buona parte della sua corrispondenza è in tedesco. Parlava tedesco con i figli, no, tedesco e francese, tutti e due. No, le lettere in francese, le conversazioni in tedesco, ecco, sei buono. Ma assolutamente non ungherese. Io non so quanto Liszt si sentiva ungherese quando arrivò a Parigi. Però nessuno nella storia capiva meglio, aveva un fiuto più astuto, più fine per quello che poteva piacere e quello che poteva attirare il pubblico quanto Liszt. E arriva a Parigi e trova che essere ungherese può essere molto, certamente più interessante che essere viennese, essere un altro kraut, insomma. Quindi comincia a vestirsi in costumi ungheresi, di portare una spada ungherese, di fare veramente la ungherese, non parlava la lingua e probabilmente non aveva pochissimi rapporti con l'Ungheria, perché la mamma era andata a vivere a Monaco, il papà era con lui e poi è morto, quindi praticamente... Cioè è rimasto molto vicino a un suo zio e cugini che vivevano tutti a Vienna. Quindi, quindi lui utilizzava questo essere ungherese a suo favore negli occhi dei parigini e poi in Europa in genere. E quasi tutte le prime composizioni ungheresi di Liszt sono ungheresi in modo di dire. Sono le Rhapsody ungherese, ci sono altre, poi hanno varie... versione, questo tipico di Liszt, perché lui prendeva temi ungheresi che sono in verità temi zingari, ma non sono neanche temi zingari, sono i temi che compositori ungheresi o anche tedeschi scrivevano un po' ispirati dalla musica zingaresca che si suonava in ristoranti praticamente. E ci sono 19 Rhapsody ungheresi, di cui le prime 15 i temi non sono di Liszt, i temi sono presi di temi popolari e hanno questo scopo di raddoppiare l'identità ungherese di Liszt stesso, ma anche e poi di sfruttare questo esotismo. Devo però aggiungere, e così ne parleremo anche dopodomani, che Liszt poco a poco diventa sempre più ungherese e più interessato all'Ungheria, innanzitutto dopo che la rivolta ungherese nel 48 fu stroncata dall'Austria. Poi lui stesso ha avuto delle esperienze molto sgradevoli col governo, lui era cittadino dell'Austria ufficialmente, e quindi lui comincia a essere sempre più simpatizzante
come nazionalista ungherese, non impara mai la lingua, ma diventa sempre più interessato all'Ungheria e alla fine della sua vita innanzitutto diventa una vera voce della musica ungherese e della cultura ungherese. Ma questa è un'altra pagina. Ma qui nelle rapsodie ungheresi siamo a un livello molto popolare. Tutte le rapsodie ungheresi hanno una forma vagamente minore, maggiore, e lento e veloce, anche se più complicato. Questo è una delle cose molto caratteristiche, vediamo già qui all'inizio, questa imitazione di strumenti. Questo, non so, percussione forse, i tamburi, però c'è sempre questa imitazione di strumenti caratteristici della musica zingara più che altro. Andiamo. Sì, anche la cadenza, per esempio questa melodia. Almeno per noi questo evoca l'Ungheria subito. E anche questo, per esempio, prendiamo il prossimo, non so, zibalon forse come strumento, uno di quegli strumenti che suonano sempre nelle bande zingare nei ristoranti, anzi. Questi strumenti, sì. Anche questa melodia, ma poi lei è molto bravo anche come fare un effetto, ma lascio il pianismo per domani, ma tipica melodia dell'ultima parte della rapsodia. Poi un altro esempio di grande bravura, quanto Liszt, comincerò forse un po', no, posso cominciare proprio subito, facciamo numero 30, come si chiama, questo è un altro strumento, quello si fa anche con le mallette così, però non esattamente zibalon perché è più alto, non lo so, non sono esperto di strumenti zingari. Molto effetto. Liszt ovviamente è di una bravura unica a rendere questi effetti, a evocare tutte queste cose. Poi invece passiamo all'ultimo pezzo del programma, che è un pezzo anche fantastico, la Rapsodia Spagnola, di Liszt, che è un pezzo molto curioso. Prima di tutto perché Liszt era stato in Spagna durante i suoi anni di tournée, negli anni 40, ma non aveva avuto, secondo me, la Spagna non ha avuto su di lui un impatto particolare. Ha suonato tanto, ha guadagnato molti soldi, insomma. Invece questa Rapsodia Spagnola è stata composta molto dopo, e innanzitutto molto dopo che lui aveva praticamente smesso a scrivere pezzi di grande bravura, e questo è un pezzo di grande, grande bravura. Cioè, questo è uno, è forse l'ultimo, qualcuno c'è ancora, ma l'ultimo pezzo di grande bravura che lui ha composto, quando ormai non suonava più in pubblico. L'avrà certamente suonato per un allievo, probabilmente Tausig, forse già, ma più probabile von Bülow o Raff. Ha scritto le trascrizioni di Verdi, per esempio, per von Bülow. E lui ha detto che sono i ricordi delle Spagne che l'hanno evocato, insomma, sono anche qui sono melodie tradizionali, non sono originali, che ha ispirato questo pezzo, però è un pezzo di grande raffinatezza anche la composizione, che le rapsodie ungheresi
che sono molto divertenti, non hanno. Questo preludio iniziale, che si vede che Ungheria e Spagna a questo livello popolare si assomigliano moltissimo, un po' come Polonia e Spagna, in Chopin. Poi torniamo al prossimo, il tema della prima parte, che è questo, Folly de Spagna, dice. Particolare qui è che è un per 4-5 pagine è la forma esatta della ciacona, anche ritmicamente non è tanto lontana dalla ciacona. Ciacona è una forma di danza barocca molto popolare, Corelli, poi Bach evidentemente ha scritto la ciacona più famosa. Sì, praticamente lo stesso, e questo ritmo eccetera eccetera segue identico, sarà in Spagna, sarà Folie de Spagna, ma è più o meno Corelli. E poi è proprio ciacona, cioè ciacona significa 12 battute ripetute ogni volta con l'identica fondamento armonico, poi con una grande ricchezza di ornamentazione e di altro, anche molto, per esempio se prendiamo dove siamo? Sì, il prossimo, sì, 33, vediamo in un contesto ora di armonie quasi wagneriane sempre ancora questa ciacona. Eccetera, eccetera. Insomma, c'è una grande, poi diventano molto, molto brillanti con tante ottave, però questo mettere insieme una forma italiana, a proposito, ciacona, che però non lo so, lo sentiamo come in Spagna, sì, ecco. Non è l'unica cosa che sentiamo come in Spagna. Questo forse, invece, questo prossimo tema, andiamo, è forse più visibilmente spagnolo. Sì, si riconosce. Invece poi andiamo al prossimo, all'ultimo. Il tema che poi sarà il tema dominante di tutta l'ultima parte, anche tutti i temi tornano, ma quello dominante dell'ultima parte è questa qui che comincia esitando e poi entra. Sì, ok. Allora, io avrei finito, solo che io voglio sapere di qualcuno qui dove questo tema appare in un'altra composizione completamente diversa. Questo stesso tema, identico, non di Liszt, non di Liszt. Sì, sì, forse un po'. Ripeto. Forse lo suono col ritmo dell'altro pezzo. Sì, se mi viene in mente. Quell'altro pezzo si ripete molto spesso. Non viene a nessuno?
andate a sentire il terzo tempo della terza sinfonia di Mahler, è il tema del il postiglione. Il postiglione che fuori scena, che dovrebbe essere simbolo dell'uomo, e l'arrivo dell'uomo nel contesto della narrativa della sinfonia è dovrebbe rappresentare l'uomo, che è un'idea geniale di Mahler, che identifica l'uomo con la posta, che trovo fantastico. Ma chissà, io non so se questo tema è spagnolo o no. Mahler doveva conoscere la Rhapsody spagnola. Sappiamo che la conosceva perché c'è una versione per pianoforte e orchestra della Rhapsody spagnola fatta da Busoni, che Mahler aveva diretto. Quindi si sa che e trovo interessante come una citazione, se vogliamo. Bene, ho finito anche prima delle 11. Siete tutti stanchi da Pasqua, ma c'è qualcuno che vuol fare una domanda? Nessuno? Ok, ci vediamo domani, grazie. Mm-hmm.